La conservazione e preservazione dei boschi, ma anche la tutela idrogeologica, sono questi i principali punti di riferimento dell'attività della Terza Commissione, attività produttive all'Arse, che nei prossimi giorni tratterà la riforma che riguarda i lavoratori forestali. Ci avviciniamo con molta attenzione e al contempo grande trepidazione a questo momento, spiega il deputato Ibleo all'Arse, Orazio Ragusa, presidente della Commissione, perché sappiamo che si tratta di un argomento delicato che attraversa in maniera trasversale più aspetti, dal futuro del numero lavoratori alla cornice da creare per tutelare l'ambiente che ci circonda. E a questo proposito vorrei sottolineare, continua Ragusa, che da qualche tempo ormai non si parla più di accordo di Kyoto, del fatto che a causa del riscaldamento globale del pianeta piante e boschi hanno un'importanza notevole di recupero delle condizioni migliori per favorire la produzione di ossigeno, del fatto che ci vuole almeno un secolo per far sì che le piante appena piantumate diventino boschi. Accanto a ciò ci confrontiamo con una grave situazione di sottosviluppo che investe le zone montane. Queste ultime fanno i conti con un'occupazione ridotta ai minimi termini e nessuna prospettiva per i giovani. Ecco perché, da un lato, l'amministrazione forestale costituisce un punto di riferimento per l'adempimento di servizi essenziali, difendendo i boschi dagli attacchi esterni, ma dall'altro assolve a una funzione sociale, garantendo sicurezza e stabilità economica per numerose famiglie. Non dimentichiamo, inoltre, continua Ragusa, che quest'anno abbiamo pagato un tributo troppo alto in termini di terreno boschivo andato in fumo. Tra le proposte lanciate, provenienti da più parti, anche quella riguardante il tempo indeterminato per i lavoratori forestali, sebbene a oggi il blocco delle assunzioni in Sicilia non permetta tale tipo di azione, a meno che non intervenga una deroga che sia presa in considerazione nell'ambito delle trattative in corso tra Stato e Regione. Ecco perché, aggiunge Ragusa, il primo punto che cerchiamo di attuare per sostenere il comparto è quello di garantire tutti con almeno 180 giorni di attività lavorativa. È indispensabile inoltre programmare gli ingressi di occupati forestali nei territori in base al patrimonio boschivo esistente in quello specifico ambito comunale. Il deputato leghista avanza poi anche una riflessione. Gli operatori forestali, dice, rappresentano da sempre un soggetto specializzato nel settore ambientale, molti dei quali tra qualche anno, considerata la media complessiva dell'età anagrafica, andranno in quiescenza, ragion per cui è necessario attingere tra i giovani disoccupati per sostituirli. È poi essenziale parlare di boschi produttivi. Basta pini, ma sono necessarie essenze che potranno dare aiuto all'economia. E ancora, si curi meglio la didattica nelle scuole per parlare di ambiente e l'interazione con l'assessorato e beni culturali per valorizzare i siti come ad esempio l'Ippogeo di Calaforno. Abbiamo un sogno, conclude Ragusa, e cioè che la ripresa passi anche attraverso i nostri impianti boschivi.